Amici sportivi, appassionati di calcio a 5, la più cordiale buonasera su Mondo Futsal. Torna l'appuntamento con il calcio regionale, ultimo appuntamento della stagione, per penultimo appuntamento della stagione nel campionato di serie C2, il girone C. L'Elenettuno tra le mura domestiche affronta quest'oggi l'Arena Ciceroni. Tutto pronto, parte in questi istanti, l'avvio del match, costringono proprio a dover inventare un po' il tutto. Adesso ci prova l'Elenettuno e alla prima vera occasione Origlia lascia partire un fendente che si infila dalla parte opposta e per Andrea Origlia è un gioco da ragazzi, è l'1-0. Mastroianni poi prova la soluzione e in due tempi Bartolomeo non perfetto, questo assist verso Di Ducci. Boccia prova la soluzione con la palla respinta da Lograsso, adesso Di Ducci nel giro di pochissimo, veramente cartellino, non ce n'era il bisogno. Ancora De Petris prova e vede il taglio, la possibilità con il tiro di Mastroianni, e il tiro di Mastroianni che si gira e beffa Colagrosso, è il 2-0. Cerca lo spazio, la scivolata sicura da parte di, e poi però c'è un velo, si apre il velo dove sull'angolino basso va ad infilare il pallone De Carolis per il gol del 3-0. Amadori anche lui in campo, prova il pallone in mezzo, poi Colagrosso la prende con il volto. Ancora Carpi Sassi, recupera però Mannucci, se ne va con Amadori, prova il fiondata che colpisce il palo di livello diverso rispetto all'altro. Ferrara, e c'è la risposta pronta, decisa da parte di Lograsso, o meglio due in campo, poi il tiro in diagonale da parte di Novelli. E il tiro con Lograsso che alza Bartolomeo, alza Palombela con Di Ducci che prova a rovesciare verso la porta. Di Ducci dal calcio d'angolo all'indietro Bartolomeo, non era niente male l'intenzione di calciare a rete, però Origlia, De Franceschi sulla destra, poi in mezzo per Origlia, ottimo lo scambio, De Franceschi lancia Mastroianni e se ne va da solo, la mette in mezzo e arriva la chiusura sul prima che palla termini fuori. La deviazione di De Petris ed è poker per il L'Elenettuno. Scivola sul pallone Di Ducci, alza sopra la traversa, scarica un De Franceschi, sale Mastroianni e arriva il tapin vincente di De Franceschi per il 5-0. L'Elenettuno anche lontano da questa, da questo club. Adesso il tiro di De Franceschi con il ginocchio allontana Pimpinella. Macone, Carpi Sassi in scivolata, Lograsso prova anche un po' con l'orgoglio, Bartolomeo, la risposta di Lograsso, Carpi Sassi prova il mancino fuori nonostante ci fosse stato la pausa dell'intervallo. Adesso dalla distanza Bartolomeo, Bacone e poi la risposta di Lograsso. Mastroianni, lo scambio tra De Petris e De Carolis, poi Pimpinella va a proteggere, chiude la visuale, Mastroianni se ne va molto bene, De Carolis la palla messa in mezzo allontanata, Pimpinella cincinnato, il tiro diagonale De Carolis in mezzo, Origlia e va poi a infilare la palla nell'angolino alto direttamente tra le braccia di Milani. Origlia, De Carolis prova boccia, Milani risponde presente, Macone verso boccia, bellissimo, si è girato, ha fatto tutto quello che ha voluto
Mannucci, Gentile ha chiesto possesso, palla prolungato fino al termine che arriva proprio in questi istanti. L'Ele Lettuno consolida la seconda piazza del raggruppamento battendo l'Arena Cicerone per 6-1.